Il Signore sta ritornando e sta per scatenarsi una grande battaglia. Sa che il Signore sta ritornando e siamo arrivati a circa 12 Hz e queste frequenze interferiscono anche. Ci vuole rendere partecipi perché il Signore sta ritornando e sta scritto nel libro del profeta Daniele, capitolo 12, che negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà e noi siamo proprio negli ultimi tempi. Non ti sei informato e non lo sai che il Signore sta ritornando? Non lo sai questo, eppure sei tanto informatizzato. Sta per giungere il tempo della vendemmia. Il coltivatore, Il Signore sta ritornando e molti non hanno preso in considerazione la parola del Signore. Fratelli cari, l'estate per udire probabilmente vi sconvolgerà. Probabilmente molti diranno è un'eresia, ma non è che mi importa di questo. Siccome il Signore mi dice che sta ritornando, il Signore ritorna in gloria. Ma l'essere umano è stato plagiato, la sua mente è stata manipolata e ha tutt'altre cose che pensare al ritorno di Cristo. Leggiti bene Ezechiele capitolo 34 e saprai quello che sta per fare il Signore. Il Signore sta tornando con una verga di ferro. Questo mi ha detto il Signore di dire in questa giornata e questo vi ho detto. Il Signore si porterà i suoi figli che lo aspettano, che guardano verso l'alto e che dicono: Signore, vieni, Maranatà. Siamo proprio veramente negli ultimi giorni, non tempi, giorni, perché il Signore sta ritornando. Gesù mi ha mandato, tremate, perché il Venere sta tornando. Siamo sull'orlo di una guerra mondiale. Ci si avvicina al fantomatico Armageddon. I cavalieri dell'Apocalisse stanno galoppando. Signore, in questi ultimi periodi, Signore, c'è una vi voglio ricordare che il Signore sta tornando. perché sta per avvenire qualcosa sulla faccia della terra che tu non immagini neanche. Insieme al Signore, quando tornerà in gloria, e il tempo è quasi vicino, è quasi pronto. Perché questo Dio sta per venire, sta per tornare, per giudicare i vivi e i morti. Che stanotte il Signore mi ha dato delle spiegazioni ben dettagliate. Oggi è il 31 luglio del 2016 e il Signore questa notte mi ha detto che il tempo è sempre più breve. In questi anni, sono circa 30 anni che ho conosciuto il Signore mi ha spiegato molte cose profonde. Mi ha dato molti pezzi di questo meraviglioso mosaico che nell'arco degli anni ho dovuto aggiustare, incastrare meglio nel grande quadro. Scampateci dall'ira di Dio, sta per giungere l'ira dell'agnello. Signore, tu stai per ritornare, a chi ce ne andremo, Signore? I tempi sono compiuti, l'agnello di Dio sta per ritornare in gloria e coloro che sono il corpo di Cristo hanno in loro il segno del sangue di Cristo. Questo mi ha detto in questa notte l'Eterno degli eserciti, questo mi ha detto l'Iddio di Israele, il nostro Dio, l'Iddio della Gerusalemme e dell'Israele celeste. Perché certi argomenti il Signore mi dice di trattarli con pochi, ma questo argomento mi ha detto di trattarli risuscitato e sta per ritornare in gloria. La gente non lo sa neanche. Il giudizio in questo spazio-tempo è vicino e questo scatena emicranie. Questo mi ha detto il Signore. Fratelli cari, è lui il capo e sta per tornare in gloria, che il Signore sta ritornando, fratelli cari. L'ira di Dio, perché l'ira di Dio sta per abbattersi sulla terra. Dove vi nasconderete? Il Signore sta per venire. Stanotte il Signore mi ha portato a riflettere su qualcosa, di che il Signore mi ha detto parla. Mi ha detto il Signore quando. Ora è importante capire che il Signore sta tornando.
mi hanno sbloccato su YouTube, e vi racconto anche il perché. Perché in questi ultimi paio di settimane sono stato contattato da chat dai potenti della Terra, i quali proprio ieri mi hanno chiesto, mi hanno detto di sbloccare, mi chiedevano di sbloccare i commenti sul mio canale. Ti faccio sentire la mia sgridata lingua. Io sono andato con gli occhiali. Vuoi dire? Io sono andato in sì. Ma fa culen. Chi ne ha andato con gli occhiali? Ma sono andato con gli occhiali di Dio. Ne vai da dolce amica. Tare in noce di Dio. Via nel nome mio. Nel più profondo dell'abisso. Cesso di merda. Hai capito? Hai capito? Stronzo. Fatti l'esorciccio. Fatti un salsiccio in fila del culo. Stronzo. They were in a colored with body gun to the spade the love of Jesus for 9 o'clock. Io non vuoi sanare di Dio. Astana, io sciucco una mano, do il mondo, adesso vuoi dire.